Ciao, Genova, Sestri, Sofia Nappi, ieri è cominciata la 13ª edizione del Festival Testimonianze e Ricercazioni, organizzato dal Teatro Acropolis, e Sofia ha aperto insieme ad altri spettacoli questa edizione con un grande responso di pubblico e un grande successo. Dodi, dall'ebraico dono, e anche nel testo letto qui della annuale edizione, l'unico festival tra l'altro in Italia che fa un volume per ogni edizione del festival, significa dono, questo duo maschile. E quindi la prima domanda che ti faccio è: qual è il miglior dono che vorresti fare a uno spettatore che vede questo spettacolo? Sicuramente come artista vorrei che non fossi io a definirlo il dono che vorremmo dare al pubblico, ma sicuramente un'esperienza, un tipo di esperienza che sia anche solo una memoria per qualcuno, una memoria passata molto piacevole, un'esperienza quasi curativa nel guardare i lavori o anche, se vuoi, mero intrattenimento, però non è mai successo questo. Un'esperienza anche magari che ti astrae dalla realtà o che ti fa sentire iperpresente in quel momento, questo è il dono. Io nella visione ho attraversato questa esperienza, e qui c'è un'altra parola in cui mi sono riconosciuto, che è quella del viaggio. Cioè il viaggio e queste due figure fanno, prima diciamo in solitaria, poi c'è un incontro, insomma poi ognuno ci vede quello che vuole, giustamente la danza contemporanea. Però la seconda domanda che ti faccio è legata al viaggio di Dodi. Qual è stato? E ti va di raccontarlo proprio brevemente, so che c'è stato un lavoro precedente della tua compagnia Komoko che citiamo. Il viaggio è il nostro inizio, parte dal nostro inizio di Komoko. Scusa, ho sbagliato il accento. No, dicono Komoko, quindi c'è una ragione, ci sto pensando ma mi sa che rimarrà Komoko. Parte dall'inizio perché Wabi Sabi e Dodi, che è il duetto in fulcro, che è Wabi Sabi, questo trio. Wabi Sabi è un trio. Sì, ci sono anch'io, esatto. E mi sono basata meramente sulle mie due prime muse incontrate durante la pandemia. E questo sì, è un viaggio dalle mille sfumature, dalle mille sensazioni, fantasie. Mi sono basata nel costruirlo sulla relazione tra Paolo e Adriano. Quindi si possono anche riconoscere nel viaggio personale che intraprendono dentro la creazione le loro individualità, le loro forti individualità, il loro senso del gioco, il loro quasi la loro bromance durante questo pezzo. Quindi sì, direi che ci sono, è un viaggio quasi di vita, un rispecchiamento l'uno dentro l'altro. Infatti anche questa componente, diciamo, di allegria è molto presente, proprio riesce a trasferirsi dagli interpreti agli spettatori, perlomeno a... Senti, l'ultima battuta che faccio, ieri dicevi che parti per un lungo periodo, so che tu comunque hai tutto un momento di esperienza, di formazione all'estero, sono curioso di sapere dove vai, che fai. È un momento anche molto sensibile per me, perché starò lontano dai ragazzi, ora siamo in 7, che è un grandissimo traguardo, essendo nati in pandemia. Ed grazie a coproduzioni estere e alla collaborazione con Sosta Palmizzi, stato possibile, e anche altre istituzioni italiane. Niente, partirò per lo Staatsoper per via Nove a fare un nuovo lavoro per il direttore Marco Lucchi e i suoi danzatori. Quindi a fare una coreografia per loro, una commissione. Ed sarà così per il 2023, poi avrò la stessa cosa con lo Scottish Dance Theatre. Okay. Per il festival musicale celtico più grande a Glasgow. Tutto questo mentre i ragazzi andranno in tour con la solita produzione che ha debuttato? Ha debuttato a luglio a Stoccarda al Colors International Dance Festival e sarà anche in Italia ad Arezzo e a Modena anche alla Fonderia. Dai, incontriamo quindi magari, anche se tu non ci sarai, magari qualche volta torni. Esatto. Tornerò proprio alla fine del tour, per ora sarà Adriano, il nostro direttore, prove a portare
Okay. Sofia, so che è un treno, ti saluto, ti ringrazio molto per questa chiacchierata. Ciao. Ciao.